Continuiamo il giro delle presentazioni dei nuovi calciatori del Perugia. Oggi è la volta di Dimitrios Sounas e Tommaso Cancellotti. Dimitrios e Tommaso sono due calciatori che non hanno bisogno di presentazioni perché entrambi hanno già sulle spalle molte presenze tra i professionisti. E Dimitrios, tra l'altro, ha anche militato in campionati esteri. Lascio la parola a loro che sapranno sicuramente soddisfare le vostre curiosità. Sicuramente una grande opportunità per tutti noi di fare un campionato importante, ma prima di tutto questo bisogna lavorare duro ogni giorno per portare questa squadra dove merita. E quindi l'unica cosa che possiamo fare è lavorare con il nostro mister e basta. E poi ogni domenica di dare il massimo. Per questa gente, per questa squadra che non c'entra niente in questa categoria. Gli obiettivi che personale di squadra che ci siamo prefissati sono obiettivi importanti. Come ha detto poco fa Dimitri, in questo momento è importante continuare a lavorare sodo come stiamo facendo. È importante poi raggiungere i risultati come quello di ieri, risultati positivi che danno entusiasmo e fanno sì di continuare a lavorare nel miglior modo possibile. Volevo chiedere ad entrambi, al di là degli obiettivi, che tipo di sensazioni avete in questi primi giorni nel Perugia? Che squadra avete visto e insomma come vi state integrando nel gruppo di Caserta? Sì, buon pomeriggio. La sensazione che ho percepito appena arrivato è una sensazione molto positiva. Mi sono accorto subito di essere arrivato in una grande squadra, molto organizzata, che c'entra poco con questa categoria. Questo fa sì che la voglia di lavorare arrivi alle stelle. A livello di squadra ho trovato tanti compagni che conoscevo, sapevo che era una squadra forte e ne ho avuto la certezza appena arrivato e sono davvero entusiasta di questo. Personalmente io ho trovato veramente un gran bel gruppo, un gruppo che ha tanta voglia di fare bene e di portare l'entusiasmo di nuovo alla città. Personalmente sono veramente felice. Io dei compagni non conoscevo nessuno, però mi sono sentito veramente dal primo giorno come se fosse una famiglia per me e quindi sono veramente molto felice. Antonello Perroni del Messaggero, da Sounas volevo sapere se mi conferma, noi lo conosciamo poco, ma ne conosciamo le gesta, sappiamo che è stato fondamentale quest'anno per la promozione della Reggina. Volevo sapere due cose: come si vince il campionato di Serie C, come si va in Serie B e poi che tipo di giocatore è, quanti ruoli e quali ruoli può ricoprire al centrocampo. A Tommaso invece volevo sapere se il fatto di essere ugubino ha influito nella scelta di venire a Perugia e se in passato aveva già sognato, già pensato a questa opportunità. Grazie. Salve, buon pomeriggio. Non è facile vincere un campionato in Serie C, sicuramente. La nostra forza deve essere lo spogliatoio, il gruppo è quello che alla fine fa la differenza. Prima è il gruppo, poi bisogna lavorare veramente tanto, bisogna vedere ogni partita diversamente. Per l'unico obiettivo di vincere. Come ho detto prima, non è facile, quindi l'unica cosa che possiamo fare è bisogna lavorare e avere pazienza e fare bene ogni domenica. Allora, come stavo dicendo, per me da umbro è motivo di grande orgoglio indossare la maglia del Perugia. Sono stato subito molto contento
comunque sia respiro aria di casa e difatti ho accettato subito con grande positività e grande entusiasmo. Non nego che comunque sia fin da piccolo giocandoci contro nei vari settori giovanili ho sempre sperato poi un giorno di poter approdare poi nel Perugia e poter indossare la maglia insomma del Perugia. Sua intercambiabilità nei ruoli di centrocampo. Fortunatamente posso fare tutti e tre i ruoli a centrocampo, sempre fatti, quindi sì, diciamo che posso dare il massimo a tutti e tre i ruoli a centrocampo. Sì, allora Enrico Fanelli ha già avuto come tipogrifo a Dimitrios. Volevo chiedere come si è sviluppata un po' la trattativa, perché mi è parso di capire che non è stata breve, insomma. Grazie. Salve. Sì, la trattativa non è stata breve, ma perché dovevamo aspettare anche dall'altra parte la regina. Da parte mia, dal primo giorno, quando mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto la proposta, ero sempre positivo, sempre felice di venire a far parte di questa grande famiglia, quindi aspettavamo solo la regina. Dall'altra parte, dalla parte mia, era una grande opportunità per me, per dimostrare il mio valore e di far bene anche quest'anno con la maglia del Perugia. Giuliano De Mantes, Perugia Today. Assunas, volevo chiedere, intanto tu hai giocato con l'Aris, no? Se eri piccolo, penso, ma se qualcuno ti ha mai parlato della famosa partita tra Aris e Perugia in Coppa, e poi ti descrivono come un giocatore di qualità, ma anche ieri hai dimostrato che se c'è da mettere la gamba, la metti. È appena entrato, hai preso prima l'avversario e poi dopo hai pensato al pallone, insomma. Cioè sei anche un combattente, non sei solo un giocatore tecnico. Sì, sicuramente il calcio non è solo qualità, bisogna fare tutto, bisogna correre, bisogna avere pure la qualità. Spero di farlo anche quest'anno. Sì, per questa partita Aris Perugia mi hanno parlato tanti, anche perché ho tanti amici da Salonico, sanno anche loro che sono venuto in una squadra storica, in una squadra con la tifoseria di un'altra categoria, quindi anche io sono molto contento. E volevo sapere com'è Caserta da giocatore, se questo immagino abbia comunque avuto influenza anche in questo caso sulla sua scelta. Ecco questo qua, grazie. Sì, ho giocato con Mister Caserta negli anni di Castellammare e l'ho avuto poi come allenatore in seconda e poi come primo allenatore. Ora lo ritrovo qui a Perugia. È stato determinante il fatto di ritrovare il Mister, perché conosce le mie caratteristiche. Mi conosce personalmente e sa che tipo di ragazzo sono e sa come prendermi. Ritrovo il Mister comunque sia con molto piacere, e proprio per questo ho ancora più voglia di lavorare, di mettermi a disposizione per lui e per la squadra. Psicologico partire dalla panchina, anche perché le alternative sono tante, è una rosa omogenea con 18-19 calciatori tutti sullo stesso livello, è una cosa buona, penso, per voi, no? Ok, facciamo rispondere a Tommaso prima. Sì, il fatto delle 5 sostituzioni sicuramente è una cosa molto importante, perché porta
tanti valori aggiunti. Il fatto di poter inserire delle forze fresche, come hai detto tu, di pari livello, può dare molti vantaggi e insomma molte possibilità per cambiare le sorti della partita. Quindi questo aspetto qui è sicuramente molto importante e molto positivo. Sì, sicuramente è una cosa positiva, una cosa importante, anche perché quando hai 5 cambi puoi a qualsiasi momento cambiare il ritmo della partita, quindi secondo me è molto importante. Che campionato pensano che aspetti il Perugia? Quali sono le rivali più importanti secondo loro? Perché alla fin fine loro conoscono questo girone e questi campionati meglio addirittura di noi, perché li hanno frequentati proprio ultimamente. Quindi volevo sapere quali sono le rivali che il Perugia deve aspettare più agguerrite, quali sono le insidie di questo torneo che possono mettere in difficoltà il Perugia in questa stagione. Grazie. Sicuramente non sarà facile a vincere, però per fare un campionato importante bisogna lavorare il massimo, bisogna essere sempre, il gruppo deve essere sempre unito, quindi anche perché bisogna vedere solo a noi per fare bene, quindi penso che non sarà facile, ma daremo sicuro il massimo per portare questa squadra dove merita. Sicuramente è un campionato di grande livello, la Serie C comunque è una competizione molto difficile, sappiamo che contro il Perugia tutti cercheranno di fare la partita della vita, noi sicuramente bisognerà cioè sappiamo che bisogna lavorare sodo, pensare partita dopo partita, perché ognuna di queste può essere decisiva. Ok, possiamo chiudere qui. L'ultima cosa sui tifosi, che era la prima partita con i tifosi, se li aiutate, anche se erano pochi quelli del Perugia, anche se gli ultras al momento no, decidono di non venire, però avete ritrovato una sensazione diversa? Beh, è stato comunque bello vedere alcuni tifosi che hanno seguito la squadra nonostante tutti i problemi che ci sono in questi ultimi periodo. È sicuramente importante avere i tifosi accanto e sentire il loro supporto. Questo è un altro aspetto fondamentale che ci può dare una grande mano e ci può dare ancora più determinazione. Sì, sicuramente è una cosa molto importante di avere i tifosi allo stadio. Sarà fondamentale anche durante il campionato. Speriamo tutti di poter venire allo stadio, quindi sarà il nostro 12° uomo, è una cosa importante per noi e per la squadra.